Io mi perdo nei video, nei loro video e nei video delle giapponesi, perché sono due modi di fare completamente diversi. Allora, nei video americani con queste case grandissime, la ragazza sarà alta 1,50 m, praticamente la cucina ne arriva in bocca, e qua hanno queste cucine maestose, grandissime, bellissime, pienissime, nel senso di tanti elettrodomestici. In America è tutto grande. Quando ci siamo stati per il viaggio di nozze, non vi dico, il letto praticamente era composto da due materassi, quindi alto. Ecco, guardate le scrivanie, le poltrone. Bene, proprio a dire noi poveri, benissimo. Mentre il video delle giapponesi, adesso lo trovo, lo metto, ve lo faccio vedere, sono di una tranquillità proprio inaudita. Non dicono una parola mezza non c'è, tutta una questione di suoni e di immagini. Ecco, questo è un esempio di video che vi dicevo. Adesso guardiamo insieme, facciamo pubblicità al canale di questa ragazza che non conosco, ma guardiamolo. Quello mi sembra di capire che sia il mobile IKEA, ce l'ha pure mia suocera, questo nero qua nel bagno. Che cappottino carino! Lei ovviamente non dice una parola, ha tutti i sottotitoli e suoni. Arrivo! Ok, allora, il piano di sopra è sistemato. Ho deciso che adesso prima di cena mi faccio lo shampoo, mi sistemo i capelli, mi preparo le cose per le robe per domani, perché domani è mercoledì e il mercoledì vado a camminare con le mie amiche. E poi, dopodiché, se riesco, la mia amica Francesca del nostro gruppo mi sta per inviare una spiegazione dei muffin alle zucchine, siccome io ho delle zucchine belle che mi hanno dato e che devo fare, quindi sì, è facile, ho gli ingredienti, faccio i muffin di zucchine anch'io stasera, altrimenti petto di pollo e la chiamiamola.
Per lo shampoo mi hanno consigliato questo, che è uno shampoo della Shogun all'olio di neem. La Shogun è un'azienda, sicuramente voi del sud, magari la conoscerete, del nord non lo so. Allora, dicevo che la Shogun è un'azienda che funziona di rappresentanza, no? Come l'Avon o la Olive Rochet, dove insomma ci si comprano questi prodotti che ci sono sia prodotti per la pulizia della casa, ma anche prodotti per l'igiene personale, la cura del corpo e tutto il resto. Vi parlerò più in questi giorni della Shogun perché è l'azienda con cui se ti iscrivi hai praticamente il costo, cioè il prodotto, lo paghi alla metà. Di oggi si è concluso in maniera strana perché noi abbiamo sonno, ma non sonno, più che sonno, abbiamo sonnissimo. Quindi buonanotte. Ieri poi avevo sonno, tanto tanto sonno. I bambini sono quelli che sono, la giornata è stata quella che è stata e di conseguenza sono stata un po' impossibilitata nel continuare la registrazione. Non ho fatto le zucchine come avevo detto ieri sera e quindi per pranzo mangiamo zucchine. Stamattina mi sono svegliata alle 6, sono andata a camminare con le mie amiche, le mie vicine di casa. Sono tornata, ho preso il mio integratore. Qualcuno nei commenti al video precedente mi ha chiesto di parlarvene e quindi ho deciso che ve ne parlerò, ma in un video a parte, dove parlerò solo di quello, soltanto per chi volesse ascoltarlo, perché posso capire che magari a non tutti interessa, qualcuno non lo vuole vedere, quindi ci sarà un video dedicato solo a quello e chi lo vuole vedere lo vedrà. Chi invece non interessa nulla, non lo apre proprio, così non costringo, tra virgolette, a guardare un video che magari poi non è interessante per sé. Così adesso quando tornerò qui a pranzo senza pasta, quindi dovrò soltanto riscaldare le zucchine che faranno adesso e poi mangiamo. Ieri mi sono tagliata, oggi rischiamo di fare lo stesso. Antonio è fuori che gioca già, Nicole dorme, io adesso vado su, faccio i letti, sveglio Nicole. Poi devo portarli ad accompagnare una mia cognata e Antonio e mia madre e poi vado a lavorare. Quindi la giornata inizia bella frenetica e attiva dalle 6 di mattina. Una zucchina grossa penso che basti. Acqua. Uno spicchio d'aglio, un
sale. Ah, devo stendere anche. L'avevo dimenticato. Io metto anche l'insaporitore della carne, lo metto anche nelle zucchine, un po' di prezzemolo. Un po' di curry, e lasciamo cucinare. Mi perdo tutto oggi. Ok, intanto che questo cucina, vado sopra i vestiti. Oggi i capelli vivono di vita propria. Allora, ho cucinato, ho sistemato i letti, ho anche steso, sono le 8:25, tutto va bene, quindi possiamo andare al lavoro. Di solito faccio più in mezz'ora che quello che faccio in mezza giornata che sto a casa. Va bene, ci vediamo domani? Ci vediamo domani.